eletto da sindaco della città metropolitana, individuato per legge, ho assunto una posizione ovviamente più super partes in questa fase prettamente di preparazione di un accordo programmatico elettorale e la preparazione delle liste, ma non c'è dubbio che insomma, queste due liste sono il frutto della maggioranza che sostiene il sindaco di Napoli, che è una maggioranza anomala nel contesto nazionale perché diciamo la maggioranza più a sinistra nel quadro politico del paese, con il PD. Quindi è sicuramente per la città metropolitana un accordo di centrosinistra per le elezioni del 12 ottobre. Quindi questo è secondo me una buona notizia. Se questo si tramuta poi in un lavoro positivo che insieme si dovrà fare a cominciare dallo statuto e poi soprattutto la vita della città metropolitana, chi vivrà vedrà. Noi lavoreremo perché quante più forze che vogliono il bene della nostra città metropolitana possano lavorare insieme. Questo è l'auspicio più grande. Io ovviamente ritengo che lo statuto da dopo il 12 ottobre debba essere scritto da parte di tutti, perché la Costituzione è la città metropolitana, quindi assumerò questo atteggiamento diciamo di maggiore equidistanza rispetto anche alla campagna elettorale, che è una campagna elettorale diciamo, non è quella tradizionale, non votano i cittadini, votano solamente i consiglieri comunali e i sindaci, quindi diciamo, io tendenzialmente non farò campagna elettorale, ma colgo con positività, e ci ho anche lavorato ovviamente, questo accordo che sancisce che due liste vanno insieme alle elezioni della città metropolitana. Io da tifoso del Napoli e da sindaco di Napoli auspico che la squadra, come dire, possa andare sempre meglio, si possa andare lontano. Quindi è questo l'auspicio forte. È una squadra che ci deve credere, deve essere concentrata. Insomma, se uno molla a inizio campionato, insomma, non è da napoletano. Siccome non bisogna mollare, bisogna lottare sempre, se uno ci crede può anche ribaltare un inizio non buono. Poi il resto, lo sai, io l'ho sempre detto, auspico che ci siano sempre impegni massimi per la nostra città da parte di tutti, quindi mi auguro che il Presidente voglia portare in alto la nostra squadra e che soprattutto ci sia un impegno forte, questo interessa molto il Sindaco, per la ristrutturazione dello stadio, su cui noi, come sapete, abbiamo messo questa data finale il 31 marzo, quindi adesso diciamo, aspettiamo il suo lavoro, il lavoro, il progetto che ci presenterà. Speriamo che insomma, il Napoli vada lontano, noi insomma, confidiamo che il 3-1 di ieri sera possa essere di buon auspicio.